Italia Football Club. Qui si gioca al volley e aver avuto la struttura ricettiva per 24 anni va riempita anche di contenuti, quindi non solo la UIBA ma anche il Club Italia, che tra l'altro esprime i migliori talenti del volley femminile italiano. Il valore più bello è l'etica che lo sport e i valori che lo sport porta avanti. Noi alcune partite le avremmo potute giocare con sufficienza perché avevamo già raggiunto magari un risultato, ma abbiamo avuto rispetto degli avversari e di noi stessi e abbiamo sempre giocato per vincere. Questa è una bella cosa. Trovarmi tutti i giorni in palestra con delle ragazze così talentuose, giovani, che dimostrano giorno dopo giorno quanto possono migliorare è una soddisfazione enorme. E capitano partite come oggi, che vinci contro Bergamo, quindi ancora di più, veramente una grossa soddisfazione per noi, per me in primis, ma per tutto lo staff che tutta la settimana lavora e veramente si mette anima e corpo. Come possono stare insieme cibo e sport? Ma è un binomio che ci azzecca tantissimo, perché sport è sinonimo di energia, anche di cultura e tradizione. Questo palazzetto dovremmo cercare di divulgare le eccellenze dell'Italia. In questo caso qua stiamo rappresentando il volley giocato, ma Italia vuol dire anche tante cose belle, tra cui la tradizione, la cultura e il cibo. E grazie al mio amico Romagnello, che sta intraprendendo questa giusta causa, diciamola, sia nel calcio che negli altri sport, ho cercato di invitarlo a aiutarmi a collaborare anche su questa iniziativa, portandomi anche dei suoi amici come il dottor Colombo, che è qua di fianco. È un progetto vincente in assoluto, perché include lo sport d'eccellenza e i prodotti tipici nazionali, e poi è portato avanti da uno dei professionisti della comunicazione migliori che abbiamo in Italia. E perché ha voluto sostenere questa iniziativa? La sostengo perché è una comunicazione globale. Il buon cibo, lo sport per eccellenza, per antonomasia, come il volley, come il calcio, come il basket, sono dei volani incredibili di comunicazione. Qui vicino c'ho Daniele Baito, che è un commerciale di Casper Italia, di Angelo Poretti, quindi partendo da questa eccellenza unica che velocemente ha scalato veramente diciamo così l'economia del settore beverage, arrivando ad essere una delle birre, se non l'eccellenza assoluta italiana. Un saluto a tutti gli appassionati di Italia Football Club.